Si è conclusa la battaglia sul referendum, è stata una battaglia dura che Azione ha combattuto credendoci molto, non tanto nella possibilità di vincerla, ma nella necessità di mobilitare un pezzo d'Italia per dire che le cose, i cambiamenti devono essere fatti bene, non vale il principio cambiamo qualunque cosa, apriamo la scatoletta di tonno, perché abbiamo visto che non funziona. E però non ci resta che prenderne atto quando si esprime il popolo sovrano, si esprime. E i cittadini decidono come vogliono la Costituzione, è loro, non è di nessun altro. Quello che abbiamo visto però nel corso di questa battaglia è mobilitarsi una larga fetta di paese, 7 milioni e mezzo di persone che sono andate a votare no e persone provenienti da diciamo, schieramenti politici, anche fuori dalla politica, che sono plasticamente rappresentati dalle persone che sono state sul palco alla fine della manifestazione. Da persone come Gori, la parte più riformista del PD, e Nannicini, alla parte più riformista di Forza Italia, a persone che con la politica in questo momento non c'entrano nulla, ma rappresentano voci autorevoli come Carlo Cottarelli o Bentivogli della società civile. E fa piacere vedere che la maggioranza dei giovani laureati sia andata a votare in modo consistente per il no, per un modo di fare politica e contro un modo di fare politica e per un modo di fare politica. Per un modo di fare politica che appunto sia pragmatico, non ideologico, che non abbia, contenga dentro quel meccanismo strano per cui votiamo delle persone spesso inadeguate per gestire la cosa pubblica, poi le odiamo, poi le vogliamo tagliare, poi le rivotiamo nello stesso modo. E quindi è stata una bella battaglia, meritevole di essere combattuta fino in fondo. E da quella battaglia deriverà, a mio avviso, si costruirà uno schieramento ampio di forze, io lo chiamo Fronte Repubblicano, che non vogliono sottostare a una politica degli opposti estremismi, quello del Movimento 5 Stelle che detta l'agenda di governo e quello di Salvini e Meloni.